Gentili telespettatori, buonasera. Queste immagini si riferiscono all'incontro conclusivo della stagione 1984-85 del campionato di pallavolo femminile. È l'ultimo set dell'ultima partita dei playoff. È la finalissima fra Nelsen di Reggio Emilia, ecco la formazione di casa in sovraimpressione con i numeri, e la Teodora di Ravenna, campione d'Italia in carica per 4 anni consecutivi. La Teodora, ecco ora i nomi e i numeri delle giocatrici, è in completa tenuta rossa, gioca in questo quinto set alla destra dei vostri schermi, mentre la formazione della Nelsen gioca in maglia bianco-celeste. Vedete in sovraimpressione la situazione, due pari. Dopo che la Teodora ha vinto i primi due set a 9 e a 13, mentre la Nelsen è riuscita a rimontare vincendo il terzo set 15-8 e il quarto 15-13. Quindi si va ancora allo spareggio, al set di spareggio, così come è stato nella partita di andata giocata martedì a Forlì e vinta dalla Teodora per 3-2 in un match veramente drammatico, con la Nelsen che ha avuto a disposizione sul 14-11 4 match ball per ottenere il clamoroso exploit. Abbiamo visto la prima battuta della Via Piano, numero 8, la Via Piano gioca, preferisce la battuta al salto. Eccola ancora inquadrata dopo aver raggiunto il primo punto. È lo scontro ormai tradizionale negli ultimi anni fra la squadra di Ravenna e la squadra di Reggio Emilia. Negli ultimi 4 anni ha comunque sempre prevalso la formazione ravennate, di cui ora vediamo il capitano, la Benelli numero 14 alla battuta. Punteggio di 1-0 per la Nelsen, battuta alla Teodora da 4 anni campione d'Italia, sia quando si giocava con la formula della classifica al girone all'italiana, sia quando si è passati alla formula con il playoff. Da notare quest'anno la caratteristica della Nelsen, che ha fatto ricorso tante e tante volte, forse troppe secondo alcuni, al quinto set, e così fatalmente anche questo match di ritorno della finalissima va al quinto set. Secondo una tradizione, la Nelsen poi di questa stagione, la Nelsen ha rischiato molto con il Cassano nella semifinale, ha vinto 3-2 in casa, ha perso 3-2 fuori casa, ha vinto 3-2 in casa il terzo incontro, quindi spareggio nello spareggio. Siamo dunque alla conclusione di questo bel campionato femminile. Diciamo che questa stagione 84-85, anche dal punto di vista promozionale, anche dal punto di vista della diffusione di questo sport, diciamo della salita di livello, anche nell'interesse generale, non soltanto del pubblico, vedete queste inquadrature estremamente significative di come l'incontro viene seguito. Questa stagione dunque ha segnato un po' un grande lancio, più che rilancio c'è da dire, della pallavolo femminile, che è notevolmente salita nel valore generale dell'interesse. Vorrei affrontare questo argomento con Jacopo Volpi mentre vediamo la Eva Shalai, l'ungherese della Teodora, alla battuta, ricordando anche le premesse che ci sono state a questo lancio della pallavolo femminile, con l'ottimo risultato della nazionale femminile juniores lo scorso anno e quindi con la prospettiva dei campionati del mondo juniores che ci saranno in Italia nel mese di settembre. Diciamo che innanzitutto da quando sono stati instaurati i playoff tutti i campionati hanno preso un interesse sicuramente maggiore. Per quanto riguarda il campionato femminile, adesso non bisogna più parlare di parente povero del campionato maschile, e questo, come tu sai bene, dipende sempre dal livello tecnico, che è notevolmente salito. Abbiamo visto questa partita, purtroppo i telespettatori non hanno potuto vedere i primi 4 set, sono stati giocati ad altissimo livello con i primi 2 set, una Nelsen nervosa e una Teodora che ha giocato veramente bene. Il terzo e quarto set veramente c'è stato
il dominio, e anche se il punteggio non lo testimonia tanto, della Nelson di Reggio Emilia, che è stata guidata da una Biggerini veramente fortissima. Questo salendo il livello tecnico ed agonistico e aumentando un pochino l'incertezza dei campionati, è salito anche l'interesse degli spettatori. Poi siamo in una zona cara alla pallavolo, che è Reggio Emilia, come tutta la regione, e quindi sicuramente l'interesse non poteva che salire. È stato fatto qualcosa di buono, ma è stato fatto qualcosa di buono inizialmente a livello tecnico, e salendo il livello tecnico, cominciando la nazionale a fare i primi risultati positivi ad un certo livello, come è capitato per la nazionale maschile, sicuramente anche il campionato femminile e tutta la pallavolo femminile italiana avrà ben presto la sua consacrazione. Siamo sul 2 pari, questo quinto set. Vediamo la battuta adesso, la Nadia Tavolieri per la Teodora Ravenna. Questo quinto set è cominciato all'insegna di un grande equilibrio, un punto da una parte, un punto dall'altra, qualche cambio. Ecco al servizio adesso la Tavolieri, e c'è una distrazione incredibile da parte delle reggiane, che hanno regalato praticamente alla Tavolieri con la sua battuta il terzo punto. Si porta in vantaggio dunque adesso la squadra ravennate, riconquista la battuta la Nelson con la sua statunitense Valerie Campbell al servizio. Una ricezione che forse qualche anno fa sarebbe stata considerata fallosa, invece adesso col nuovo regolamento un po' più permissivo in questa fase, per valorizzare anche la spettacolarizzazione del gioco, lascia un po' più correre. Vediamo la Pasi alla battuta per la Teodora, che conduce per 3-2. Qui a Reggio Emilia non finirà con questa partita il boom della pallavolo, perché giocherà qui a Reggio Emilia la Panini. Fra l'altro questa sera la Panini gioca anche una partita di carattere così amichevole, per beneficenza, diciamo, di pallavolo spettacolo. La Panini giocherà qui i suoi playoff, data la indisponibilità del suo campo di gioco, o meglio le inadeguate strutture di cui dispone la squadra modenese. La Via Piano alla battuta, si è concluso il primo turno, troppo lunga questa battuta della Via Piano, che sta cercando di forzare. Nella partita di andata, dopo la partita di andata, l'allenatore del Zozzo aveva detto che avrebbe dovuto la sua squadra, cioè la Nelson, migliorare in servizio e ricezione, due fondamentali ovviamente determinanti nel gioco della pallavolo. Ancora un cambio, adesso al servizio va la Dallari. Diceva prima Jacopo Volpi di una partita giocata ad altissimo livello. È abbastanza difficile che, quando c'è una posta in palio così importante, si riesca anche ad avere un elevato spettacolo, e questa partita ha fatto eccezione sotto questo aspetto. Quarto punto intanto per la Teodora, 4-2 per la Teodora con la Lilli Bernardi alla battuta. 4-2 per la Teodora, dicevo, della partita giocata ad alto livello tecnico e spettacolare, e questo va sicuramente a merito delle atlete, che arrivano poi alla fine di una stagione importante e stressante. Quindi anche, diciamo, dal punto di vista proprio non soltanto tecnico ma anche agonistico, la partita di oggi, Jacopo, sta dimostrando il grande salto di qualità e anche di quantità fatto dalle giocatrici italiane. C'è stato sicuramente, come hai detto tu, un grandissimo salto di qualità, e questo perché quando le partite sono importanti, solitamente quando c'è una grossa posta in palio, e qui c'è in palio lo scudetto, sono sempre delle brutte partite. Invece qui è una bella partita dal punto di vista tecnico, magari sarebbe potuto essere lo stesso una bella partita. Perché? Perché è una cosa che può capire solamente il giocatore o la giocatrice o l'addetto ai lavori, perché tecnicamente ci sono tante cose che però fanno perdere in spettacolarità. Invece qui le squadre stanno veramente giocando ad un alto livello, anche spettacolare, e non si stanno risparmiando. È veramente una bella pallavolo, difatti lo dimostra anche il pubblico. Abbiamo visto l'allenatore Guerra, allenatore della Teodora, che sta conducendo per 6-2 dopo l'avvio equilibrato. La Teodora, ora soprattutto sfruttando il turno di battuta di Lilli Bernardi, si è allontanata nel punteggio in maniera direi preoccupante per la Nelson. Siamo sul 6-2 nel quinto set, il set di spareggio. A questo punto non ci sono più possibilità di fare recuperi, quindi
è il set decisivo. Ecco, ancora un errore da parte della Nelson, sta serpeggiando del nervosismo. 7-2 in favore della Teodora, sempre Lili Bernardi alla battuta. 7-2 per la squadra campione d'Italia. Nelle file delle reggiane sta insinuandosi un pericolosissimo nervosismo che sta rovinando un po' tutta quanta la... E questa palla ci sembrava fuori, francamente. Ci sembrava fuori l'arbitro, che è Paradiso, che dirige l'incontro con la collaborazione di Cecere, ha dato dentro, quindi punto, 8-2. E c'è, infatti, vediamo il cambio di campo. Quando si arriva a 8 nell'ultimo set c'è l'inversione del campo. Quindi adesso la Teodora in maglia giallorossa si porta alla sinistra dei teleschermi, a sinistra rispetto alla rete, e dalla parte opposta vediamo la squadra della Nelson, che è stata forse un po' punita severamente in quest'ultima decisione. Comunque stava perdendo per 7-2, quindi diciamo che è un errore, ammesso poi che sia stato un errore, perché l'inquadratura non consente di dare un giudizio precisissimo. Era una sensazione più che altro, così come quella che ha avuto ovviamente l'arbitro. In ogni caso non sembra essere influente sul punteggio. Comunque si riscattano con questo intervento del Wollerstein, l'altra straniera della squadra reggiana, le ragazze della Nelson, che ora vanno alla battuta con la capitano, che è la Biggiarini. Ma c'è ancora un cambio, si resta sull'8-2 in favore della Teodora, che manda alla battuta l'ungherese Eva Shalai. Si è parlato anche della possibilità di acquistare un'altra straniera da parte della Teodora, direi non tanto per le vicende del campionato italiano, perché la formazione è molto solida, molto salda, molto ben equilibrata, e ha dimostrato di poter dominare in Italia. Anzi, forse l'unico suo rischio, l'unico suo difetto in questa stagione italiana nazionale è stato un eccesso di sicurezza, un eccesso di tranquillità, che potrebbe averla deconcentrata, soprattutto nella partita di andata giocata appunto a Forlì. Ma l'acquisto della seconda straniera sarebbe più che altro orientato a tentare anche la scalata al titolo europeo. Quest'anno la Teodora ha potuto organizzare in Italia, proprio a Forlì, la finalissima, la finale della Coppa dei Campioni. Ha dovuto cedere di fronte alle sovietiche, ha ottenuto un eccellente piazzamento, ma ha dovuto cedere, e si pensa che forse con l'innesto di un'altra giocatrice di grande classe proveniente da un campionato straniero si potrebbe così equilibrare il dislivello nei confronti della formazione sovietica, di una formazione comunque dell'est europeo. C'è stato un cambio, è entrata la Prati al posto della Shalai. Mentre adesso hanno conquistato il punto le ragazze della Nelson sulla battuta della Monetti, che ancora è al servizio. 8-3, cambio di battuta, 8-3 in favore della Teodora, che va ora alla battuta con la Nadia Tavolieri. Ancora un cambio. La partita è tornata adesso in equilibrio. Come si spiega, Jacopo, questo momento di sbandamento che ha fatto andare via in fuga la Teodora? È stata una partita molto particolare, perché nei primi due set la Teodora ha giocato con molta tranquillità, con molta grinta, molta aggressiva, ed ha vinto specialmente in virtù dei muri. Ha murato molto bene e si è portato sul 2-0. Nel terzo e quarto set la Nelson di Reggio Emilia ha speso moltissima energia, ha vinto il terzo 15-8, il quarto 15-13, e secondo me ha fatto un grossissimo dispendio di energie, più che altro psichiche, più che fisiche, perché la squadra sta dimostrando in campo di essere molto preparata, e questo l'ha pagato nella fase iniziale, mentre la Teodora si era già deconcentrata. Comunque adesso sta rimontando, 8-5 in questo momento, tentativo di rimonta da parte
della Nelson. Anche qui il gioco, come stavi dicendo, il gioco psicologico è fondamentale. Sì, si è rilassato un attimo la Nelson dopo aver vinto il quarto set, che aveva sicuramente meritato di vincere dominato, ma nonostante è talmente forte la Teodora che è riuscita a vincerlo solamente per 15-13, sempre per i famosi muri della Teodora, che sono veramente difficilissimo superarli. A questo punto si è rilassato un attimo e si è trovata a cambiare campo sull'8-2. Adesso sta tentando questa difficile rimonta. Chiaramente cambiare il campo con 6 punti di vantaggio diventa poi proprio un vantaggio a tutti i livelli, non solo psicologico, ma proprio un dato matematico. È ripetuto il cambio, è uscita la Prati, è rientrata la Shalai con la Pasi che è andata alla battuta. Dicevo prima della nettissima superiorità che la Teodora ha avuto in campo nazionale quest'anno, e forse a un certo punto l'unico rischio per la squadra di Ravenna è stato proprio quello di un'eccessiva euforia, un'eccessiva sicurezza. La squadra è amministrata molto bene, non spende molto, infatti anche quell'ipotesi di ingaggio di una seconda straniera non è confortata dalla certezza che questo avvenga, proprio perché la società non vuole fare, come si dice, il passo più lungo della gamba. Tuttavia, nonostante non ci siano grossi mezzi da sprecare o da scialare, la squadra e la società soprattutto è amministrata così bene, in maniera così oculata, che riesce a esprimere, ormai questo è il quinto anno consecutivo, una nettissima supremazia in campo nazionale. Può essere un po' un modello di impostazione, anche se siamo in un'epoca in cui si va più verso il manager, più verso forse qualcosa di diverso, che non del club di provincia sanamente amministrato, come invece sta dimostrando di fare la Teodora. Alla base c'è un fortissimo gruppo di giocatrici allenato da un bravissimo allenatore, secondo me. Però dietro c'è sicuramente una società amministrata in maniera molto saggia, perché alla lunga, se la società ha dei problemi, è inevitabile, lo vediamo in tutti gli sport, dal calcio alla pallacanestro e via dicendo, se non c'è una società seria, ben programmata, e se la società ha dei problemi, e poi non vince più neanche in campo. Quindi diciamo la società è stata sicuramente trainante per il fatto tecnico poi ha dato la continuità e ha dato giusta gratifica alla società, ha reso merito diciamo. Giocatrici conosciamo, ormai è diventato un grande personaggio la Tavolieri, è diventato un grande personaggio la Bernardi, soprattutto la capitana, la Benelli, che è molto giovane, ha 23 anni ma è già considerata una grande veterana, con tanti e tanti anni di attività alle spalle, non soltanto nel club ma anche in nazionale. Abbiamo citato ovviamente l'allenatore Guerra. C'è un altro personaggio da citare, direi particolarmente significativo anche per il fatto abbastanza inconsueto, che è una donna, la signora Alfa Garavini, che è la presidentessa della squadra di Ravenna e che è un po' un personaggio anche in questo ambiente. Sì, personaggi come la presidentessa, e come ci sono anche però delle giocatrici, secondo me, che sono dei grossi personaggi in campo e fuori. Infatti se stai vedendo la partita adesso c'è questa bellissima lotta tra la Benelli in regia da una parte e la Biggiarini, che poi ha giocato per tanti anni a Ravenna, dall'altra, e questo secondo me come fatto tecnico è molto bello. Poi c'è anche la Tavolieri, che è brava sia come giocatrice che come giornalista, come tutte le sue attività che cura, e quindi ci sono tanti personaggi, ed è importante secondo me nella pallavolo che nasca il personaggio, cioè il fatto che ci sia il personaggio è un fatto trainante, e questo chiaramente può venire più facilmente in una società ben amministrata come la Teodoro, come lo è sicuramente anche la Nelson di Reggio Emilia. Hai ricordato il passaggio della Biggiarini da Ravenna a Reggio, sembrava che potesse essere una delle armi per capovolgere il rapporto, così non è stato, e quindi a questo punto anche certi acquisti clamorosi, certe clamorose operazioni di mercato forse non sono più forti di quella che è l'organizzazione di gruppo, di ambiente. La Teodora di Ravenna ha trovato un'altra regista molto forte, e lo stiamo vedendo, che è la Benelli. La Biggiarini sta giocando una partita strepitosa, mi piace particolarmente proprio il suo tipo di gioco, perché è una regista
un po' vecchio stampo, un po' come potrebbe essere considerato dall'olio in campo maschile. La vediamo adesso in battuta. Eccola la battuta, il numero 9. E c'ha un'intelligenza tattica e una visione del gioco eccezionale. Dall'altra parte del campo, però, il lateral di Ravenna sicuramente sarà costruito al suo futuro, perché non è che un giocatore fa la squadra, e questo particolarmente nella palla a volo, è stato visto anche nella Sant'Alla, ha perso un regista, ne ha trovato un altro altrettanto forte come Rebotengo. Si parla sempre di giocatori ad alto livello, quindi persa la Biggerini è stata sostituita dalla Benelli. Ecco la panchina della Teodora che si sta avviando verso la conquista del quinto scudetto consecutivo. Eva Shalai, ultra trentenne, però ancora estremamente valida. Ottima la ricezione della Benelli, è stato un salvataggio vero e proprio quello della capitana. E ancora la Benelli che imposta per una conclusione positiva da parte della squadra ravennate. Ecco Lilli Bernardi, ancora Eva Shalai alla battuta e siamo al match ball, siamo praticamente alla palla del campionato ed è buona, 15-7, dunque 3-2 per la Teodora di Ravenna. Vediamo il grande entusiasmo delle ragazze di Ravenna, ricordiamo Flamigni, Prati, Pasi, Bernardi, Zambelli, Longhi, Arfelli, Shalai, Tavolieri, Benelli, allenatore Guerra, presidentessa Alfa Garavini e la squadra campione d'Italia 1984-85, quinto scudetto consecutivo per la squadra di Ravenna. Con le immagini del trionfo delle Ravennati concludiamo il nostro servizio, grazie per l'ascolto, a voi tutti buonanotte.